13 ordigni esplosivi con relativa miccia ed innesco, 2 fucili calibro 12, 2 pistole semiautomatiche calibro 7,65 con matricole a brase e numerose munizioni di vario calibro. Questo è il bilancio delle perquisizioni che, sabato scorso, hanno portato i carabinieri di Eboli, coadiuvati da nucleo cinofili dell'elicottero di Ponte Cagnano, a passare al setaccio diverse abitazioni di Colliano, Laviano e Contursi Terme. L'operazione è nata dopo diversi attentati messi a segno negli ultimi mesi ai danni di alcuni esercizi commerciali della zona. Dai militari è stato anche recuperato un autocarro risultato rubato il 31 dicembre scorso a Campagna. Il blitz ha portato all'arresto di 4 persone, una donna e 3 uomini, oltre a 2 denunciati per ricettazione e detenzione di banconote false. Buona vitacola nel mirino dei Battipagliesi. L'atteggiamento del vice di De Luca durante l'audizione in Commissione Ambiente ha scatenato la rabbia dei cittadini e lo sdegno delle istituzioni locali che nell'assemblea pubblica di ieri mattina hanno apostrofato come arrogante ed irrispettoso Fulvio Buonavitacola. Proprio dall'audizione in regione ieri mattina nell'assemblea pubblica al comune sono emerse le prime strategie contro l'impianto di compostaggio, azioni legali ma soprattutto azioni di disturbo con flash mob, controlli dei vigili urbani sui camion in transito. Siamo alla fase 2, ha annunciato la sindaca Cecilia Francese. Ora non escluderemo più alcuna azione per difendere il territorio. La sindaca ieri ha annunciato battaglia, ma anche l'assegnazione della De Amicis al comitato Battipaglia dice no. Franco Alfieri lancia la sua candidatura in Parlamento. Non farò la fine delle regionali, ha detto. Non è disposto a farsi da parte e a favorire la scalata di altri. Questa volta l'ex sindaco di Agropoli, attuale capo della segreteria del presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha un unico e solo obiettivo: candidarsi alle elezioni politiche del 2018 ed approdare a Roma senza fare sconti a nessuno. Franco Alfieri lo dichiara apertamente. Faccio fatica a pensare che il partito mi chieda di fare un passo indietro. L'ho fatto quando mi è stato chiesto. Nel caso in cui dovesse ancora accadere, vorrei capirne il perché. Ma se qualcuno pensa che Franco Alfieri possa di nuovo mettere a disposizione il suo consenso in favore di altri candidati del partito, avrò difficoltà a chiedere voti per il PD anche a casa mia, ha dichiarato lapidario l'ex sindaco di Agropoli. Musica e solidarietà, e questo è il senso del concerto per gli auguri di Natale organizzato dalla Procura della Repubblica di Salerno, che si terrà venerdì 15 dicembre alle 20 nella sala Truffaut della Cittadella del Cinema di Giffoni Valle Piana. Lo scopo dell'evento, giunto alla sua terza edizione, è quello di sostenere un progetto di solidarietà sociale che la Procura di Salerno desidera supportare grazie all'impegno e alla sensibilità dei magistrati salernitani e alla collaborazione del Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno e del Giffoni Experience. L'accesso avverrà su invito nominativo e gratuito. Gli ospiti saranno invitati a contribuire con una libera offerta per aiutare a fornire nuovi materiali per i laboratori di pasticceria e di ceramica dell'Istituto Minorile di Nisida, supportando la cooperativa sociale Nesis, gli Amici di Nisida e la Onlus Monelli tra i Fornelli. Il concerto, ha spiegato il procuratore della Repubblica di Salerno, Corrado Lembo, è un messaggio di cultura e di speranza che promana dalla Procura, il cui compito è quello di promuovere la legalità attraverso l'esercizio doveroso ed imparziale dell'azione penale. Legalità infatti è cultura ed è anche fattore di speranza per la società civile. In musica, oltre il ponte per ricominciare, il motto del concerto, che evoca il percorso ideale di recupero del giovane al termine del periodo rieducativo trascorso nell'istituto ed il reinserimento nella società civile per ricominciare. La giornata di oggi è la giornata di alto livello politico e conclusiva della 2 giorni su questa conferenza che ha riguardato la strategia del mare, per cui la Blue Economy, fortemente voluta dalla Commissione Europea e dall'Unione per il Mediterraneo. È presente qui a Napoli il segretario generale Sigil Massi, che incontrerà anche la Presidente del Consiglio regionale tra poco, e poi
merita menzionare la presenza del commissario europeo per la pesca, l'ambiente, che è fortemente investito in questa strategia del mare. Ma diciamo il coronamento e la presenza dei ministri degli altri paesi dell'Europa mediterranea, per cui tanto la sponda europea che cioè rappresentata dall'Italia, dal Portogallo, la Spagna, quanto la sponda sud, abbiamo la presenza dei ministri marocchini, libici ed altri che convergono qui per firmare una dichiarazione che verrà una dichiarazione politica sulla strategia del mare, ma soprattutto per segnalare l'importanza delle regioni e del coinvolgimento diretto delle regioni che rendono operativa la strategia del mare. Da qui nasce anche il forte attivismo della Conferenza delle Regioni Periferiche e Marittime, qui presente, e che ha co-organizzato questi 12 workshop che hanno messo l'accento sulla pesca, la portualità, l'ambiente, l'innovazione tecnologica, temi sui quali il Mediterraneo e gli attori del Mediterraneo cooperano. E la spinta, l'intendimento di questa conferenza era rafforzare la cooperazione anche tra sistema pubblico e privato, per cui il mondo della ricerca, il mondo delle imprese e tutto il resto che grava grazie alla spinta delle autorità regionali e nazionali. Oggi è stata una giornata molto importante, abbiamo avuto l'opportunità di presentare il cluster tecnologico nazionale sulla Blue Grow che ha sede in Regione Campania e in cui la Regione Campania ha avuto un ruolo molto importante per la promozione e per l'aggregazione dei diversi stakeholders. La nostra è una regione a vocazione marittima, abbiamo un potenziale di ricerca, di innovazione e un ecosistema di imprese e anche di start-up che lavorano sui temi della Blue Grow, e quindi avere uno start-up in una dimensione così importante con la presenza dei rappresentanti dell'Unione Europea e di tanti paesi del Mediterraneo è proprio partire col piede giusto.